Con Coach Baldiraghi siamo a festeggiare i primi due punti dell'anno solare, due punti arrivati al termine di una battaglia che ha lasciato i segni sulla squadra, alla fine cinque uomini contati da mettere in campo. Sì, purtroppo non è un momento fortunato da questo punto di vista, ieri si è rotto il naso tardito, oggi gli infortuni di Demin e di Pasqualin che valuteremo nei prossimi due giorni. È chiaro che poi proprio in questo momento si giocano due partite in tre giorni, quindi era il momento peggiore per avere questo tipo di problema. Però ci godiamo questi due punti, era molto importante ritornare alla vittoria dopo un momento di defiance e riprendere il nostro cammino. La partita è stata dura, ma abbiamo giocato con grande intensità, con un grande lavoro difensivo. Certo, concedere 53 punti a una squadra di talento e di capacità come Vicenza vuol dire aver fatto un grande lavoro. Soprattutto nel primo tempo, quando Vicenza è stata tenuta soli 18 punti, avranno pure tirato maglie gli avversari, però chiaramente la difesa cremasca ha messo la museruola agli avversari. Sì, il fatto di averli fatti tirare male è stato anche un nostro merito, perché veramente non hanno mai avuto tiri aperti, siamo sempre stati lì a contestare ogni tiro, eravamo su ogni pallone e quindi questa è stata la chiave che già nel primo tempo ha indirizzato la partita. Poi nel secondo tempo, complice appunto gli infortuni, abbiamo sicuramente avuto un po' più di problemi, loro sono rientrati dal meno 17, però devo dire che la partita è sempre stata in controllo e siamo stati bravi a portarla a casa nonostante i problemi. Ecco, abbiamo appena finito l'incontro, ma già ne incombe un altro. Andiamo subito a fare una specie di prepartita sull'incontro di Lecco. Campo tradizionalmente ostico, una formazione battagliera che un po' vi rispecchia. Sì, sicuramente Lecco è una squadra che ha talento, che ha uno degli allenatori migliori del campionato, secondo me, Massimo Meneguzzo, molto tattico, molto attento, quindi sarà sicuramente una partita per noi molto difficile. È chiaro che domani dovremo anche contare un po' in quanti siamo e in quanti riusciremo ad andare, però non ci abbattiamo, saremo duri anche se saremo in pochi, pochi ma buoni, come si dice, saremo pochi ma duri.